Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, buonasera, ringraziamo il Signore per questa mezza giornata, ringraziamo il Signore perché ognuno di noi oggi ha voluto manifestare questo grido di dolore che ci attanaglia tutti, in tutti i paesi, qui e nei dintorni. Ringraziamo il Signore che con noi abbiamo Padre Maurizio, Padre Scelto, parroco di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Chiamano, la mia parrocchia di appartenenza, sacerdote mio deputato, dico anche la mia vocazione sacerdotale. Ringraziamo il Signore perché il suo sacerdote, come tante anche altre persone di buona volontà, stanno gridando, e noi dobbiamo anche noi gridare sempre di più, tutti insieme, per questo scempio, per questo disastro umanitario che con Maurizio ci ricorda sempre. Allora, Padre, noi ti ringraziamo per questa Santa Messa, in particolare perché spezzi la parola con noi, ci dai conforto attraverso la parola di Gesù, spezzi l'Eucaristia e anche della tua grande e instancabile testimonianza che parte da qui fino alla fine del mondo, come dice il nostro Papa, e tutta casa di Dio ti ringrazia a nome degli italiani che vedono che c'è un uomo credente anche che crede che tutto può cambiare se veramente ci si mette insieme e si lotta per il bene comune. Ti ringraziamo Padre, questa è casa di Dio. Fratelli, per celebrare degli anelli santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso Padre che ci chiami ad ascoltare il tuo amato figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Del libro dei Vangeli. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, vai nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fare niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai dedicato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide una rete, impigliato con le corna in cespuglio. Abramo andò a prendere la rete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio,
io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul nido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli angeli della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi, è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Parola di Dio. Parola del Signore.
ascoltato il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, fedelissimi, e si riporta su un monte, e su questo monte succede una cosa straordinaria. Lui si trasfigura, le sue vesti diventano bianche come la neve, il suo volto comincia a brillare, qualcosa di veramente bello. La cosa più bella ancora è però che si sente una voce dal cielo, la voce stessa dell'Eterno Padre, che dice a questi tre, questi, cioè Gesù di Nazareth e il mio figlio, ascoltate lui, ascoltatelo. E l'Eterno Padre lo diceva a Pietro, Giacomo e Giovanni, e lo dice anche a me e anche a voi questa sera, ascoltatelo. Se volete vivere bene, ascoltatelo. Se volete vivere sereni, ascoltatelo. Se volete dare un futuro ai vostri figli, ascoltatelo. Se volete morire in grazia di Dio, ascoltatelo. Se volete almeno sperare un giorno di entrare in paradiso, ascoltatelo. Vi ricorderete che domenica scorsa, prima domenica di Quaresima, abbiamo letto invece il Vangelo delle tentazioni. Gesù stesso viene tentato. E la domanda che noi ci facciamo, che anche i ragazzi ci fanno, ma insomma sta benedetta tentazione, che cos'è? Che cos'è? Che vuol dire essere tentati? Vedete, fratelli e sorelle, tutto quello che noi siamo, che abbiamo, che vediamo intorno, noi non abbiamo comprato niente al mercato. State sereni, moriremo noi, i nostri figli, ma il sole continuerà a splendere, tranquilli. È successo così prima di noi, succederà così dopo di noi. Una generazione va, un'altra viene, un regno passa, ne arriva un altro. Noi siamo tutto un dono. Che cos'è allora la tentazione? È prendere questo dono, che ci è stato dato per un fine, e usarlo per un altro fine. Pensate solamente, oggi vi siete incontrati per questa questione ambientale, sapete che adesso a distanza di qualche anno, proprio questa mattina un giornalista mi chiedeva, padre, ma si sta un po' abbassando la guardia? Sì o no? Non lo so, vedete voi, sì, no, sì e no, sì, da una parte sì, da un'altra parte no. Come mai? Perché? Cosa succede? Poi oggi siamo stati a Linea Verde da Casoria, eravamo in diretta da Casoria con Francesca Ghidini e le domande sono a un anno di distanza da questa legge, che cosa è cambiato? Non è niente, non è niente, o quasi niente. Ma allora che dobbiamo fare? C'è sta chi si scoraggia, c'è sta e chi si rassegna, c'è sta chi nega, attenzione, non dimenticate mai questa cosa qua. Dimenticate mai. Io penso che nessuno di noi a scuola abbia studiato nei libri di scuola le foglie, per esempio, no? Quando eravamo noi a scuola manco se ne parlava, io non ricordo che mai mi hanno parlato delle foglie, abbiamo dovuto aspettare 70 anni per sapere che cos'erano, che cos'è stato quello scempio. 70 anni ci sono voluti, 70 anni. E pensate anche alla Shoah, pensate a tutto quello che è il discorso dei campi di concentramento, no, insomma, i negazionisti ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Pensate se non c'è sta gente che adesso dice ma non è vero niente, e ti negano l'evidenza sotto gli occhi, dice guarda, insomma, no, te lo negano sotto gli occhi. E gente che dice addirittura che ha il coraggio di dire davanti ai nostri morti, davanti ai nostri bambini, ha il coraggio di dire ma non è vero, in Campania si muore di meno che altrove. E che la voglia di dire ma com'è che si muore altrove? Insomma, cioè, ma come mai c'è sta ancora confusione? Sì, ci sta tanta confusione voluta per la verità. Dice padre, ma perché voluta? Ma pensa che sia abbastanza semplice. Insomma, dico, sono 30 anni che su questa storia dei rifiuti tanta gente si è arricchita. Sti soldi, dove sono andati a finire? Ora, se qualcuno ha preso qualcosa, è normale che oggi dirà che non è vero.
potrà alzare la voce solamente chi ha mani innocenti e cuore puro. È normale. Voi sapete come sono anche le cordate, no? Se un mio amico è, allora noi tutte queste cose, ma questa non è né il luogo né il tempo, stiamo celebrando la messa, questa è come via della messa, queste cose le sappiamo molto bene. Allora che cosa bisogna fare? Ma dobbiamo essere noi, ancora una volta, quante volte, anche qualche giorno fa, qualche personalità di spicco ha detto che insomma, non va guidato come ha colpo due anni, insomma, libri che quello che se dice una minaccia di figli. Ha detto che se tutto questo è stato possibile è perché i cittadini non hanno fatto, i cittadini. Ma voi capite l'assurdità, ma voi capite veramente la, oserei dire quasi la cattiveria, cioè il cittadino che è vittima di un sistema e della incapacità diventa addirittura responsabile, cioè se tutto questo è stato possibile è perché tu non hai fatto, tu non hai, scusatemi, e quante volte questo l'abbiamo detto, ma scusate, ma non stiamo andando a casa Andrino a fare gara di destra, di casa, no? Ma a casa Andrino, voi che mestiere facete? Abbiate pazienza, ma siete tutti quanti figli di finanzieri, di ma che cosa fate? Insomma, dico, che cosa fate? Di banchieri, di... La gente che, non cristiano che la mattina si alza e fa quando fai con una sera accise e fatica, non sto dietro che si vanno alla lavata, di mettersi a tavola, di mangiare e di... Ma che altro devi fare? Devi andare qui nelle campagne. Ricordo qualche anno fa quando per la prima volta sono venute delle personalità in parrocchia da me, questi qua erano proprio insomma di spicco. Ricordo una cosa che mi lasciò perplesso, perché alla fine di un incontro qualcuno mi chiese: reverendo, ma lei non ha mai pensato di fare delle ronde? C'ero guardato a questo cristiano, ho detto: scusi, ma scusi, le ronde la già a signore il posto fa, ma le ronde se dice parecchiano, non è, ho pensato che ne vogliono un mese in campagna a fare la guardia. E no, scusa, ma le ronde le devo fare io? E questi ragazzi in campagna come ci rimane? Che pazzi scopano? Cioè questi cristiani vanno in campagna, benissimo, incontrano proprio lui, ma che hanno fatto? Sanno accettare, che cosa debbano fare? Dopo li mettiamo tutta terra. Ma come ci vanno con le mazze di scopa? Poi gli ho detto, ma scusi, ma in Italia, la nostra Italia, non è fatta in modo che noi paghiamo le tasse? Oddio! E se ne pagano sempre di più, perché poi i governi li chiedono tutti in conformità all'Europa. Sembra che l'Europa per noi sia solamente dal punto di vista del dovere. Quando poi ricordiamo a qualcuno, ma scusate, ma l'articolo della Costituzione non dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, sul benedetto lavoro, ma lo sta, ma è un diritto o non è un diritto sul lavoro, sì o no? Sì, però è un diritto a cui non abbiamo diritto, che è la salute, che è la salute. Vi siete accorti che i nostri malati ci vogliono in de casa, perché il vostro ospedale non ci sta né giù? Ma ne siete accorti, sì o no? E ne siete accorti? Questa è la battaglia che stiamo facendo adesso per gli screening. Ultimo, pochi giorni fa mi sono incontrato col governatore. Sì, stiamo facendo gli screening, sempre per la scuola, significa la prevenzione, no? Perché un conto è trovare, scovare una malattia prima che scoppi un altro conto e poi arrivare tardi. Dice no, lui muri d'assai perché lui è arrivato sempre tardi. Cioè, il codice è una pressa, allora, ma come non la fa? Allora il governatore mi ha ricordato che ci sono per le donne che c'è questo problema, soprattutto alla mammella, la mammografia ci sta la possibilità, la mammografia ci sta la possibilità di farla da 49 anni in poi. Ma che ci vorranno a 40 anni questi cristiani? Sono stato all'ospedale di Caserta una settimana fa, Mariangela mi ha mandato a chiamare, io non la conoscevo nemmeno, lei mi aveva visto in televisione qualche volta. Sono arrivato all'ospedale di Caserta, 40 anni.
era nata Mariangela nel 76, quanti anni aveva? 39 anni. Una bambina piccola, siamo stati io e Ugo là nel pomeriggio con la maschera per l'ossigeno, non il marito che le teneva la mano, giovanissimi, bambino piccolo, la mattina alle 8 del mattino se n'è andato con il Signore. Che la Mariangela, molto tempo si fa di arrivare a 49 anni, scusate, vi dico. E contemporaneamente a Fatta Minore moriva Maria, che ogni anni ne aveva 40. E poi, ma uno dopo l'altro, dico, allora dico, ma sì, ancora queste parole piccole. Oggi c'era il sottosegretario dell'ambiente, se avete visto la televisione, a Linea Verde, no? con la quale dialogavo. Dice, sì, è vero, ma sono sempre risposte troppo piccole per un problema troppo grande. E allora che hanno fatto? Vedete, ci ammamorano tutto quanto, ma proprio tutti, non deve essere il solito comitato, deve essere un popolo, perché questo problema riguarda noi, ma riguarda le future generazioni, riguarda i vostri figli, ma riguarda ancora i figli dei vostri figli, riguarda i figli dei vostri figli. Papa Francesco ha detto poche settimane fa, il Padre Eterno perdona sempre, mille grandi misericordiose, mille perdona, no, qualche giorno fa in molto tardi e schiavone qualcuno mi ha chiesto suo Padre Eterno le nave di noi, cosa di via con lo suo Padre Eterno, ma non so che fa, quello che fa è fatto sempre bene, ma insomma dico. Poi la domanda dice, ma lei pensa che veramente si sia pentito? E io nel cuore della gente non giusto. Il Papa Francesco ha detto che il Padre Eterno perdona sempre, l'uomo perdona qualche volta sì e qualche volta no. Per la divina una volta sì e 15, 20, 30, 50, una volta sì e una volta no, basta così. No? La natura del Papa Francesco, quella non perdona mai. Quella non perdona mai. Quella non perdona mai. E allora quello che noi abbiamo messo, quello là sta in un modo o nell'altro, ritorna a noi, in un modo o nell'altro, ritorna a noi, perché le cose così vanno. E allora ci sono interessi, perché fino ad oggi, questa è una cosa che ho ripetuto tante volte, i pentiti li abbiamo solamente tra i camorristi. Sembra quasi un complimento ai camorristi, non lo so, prendetelo come volete voi. Fatto sta che i pentiti fino ad oggi li abbiamo solo tra i camorristi, ancora non abbiamo un solo industriale che sia venuto a lì che sia te, lì ci ha fatto gli affari con i camorristi. Sono stati individuati, sono stati condannati, sono stati processati, sono stati rimandati a casa perché poi tutto finisce a Taraluce e Pino, tutto finisce in prescrizione, ma non abbiamo ancora un solo industriale che abbia detto guardate, io vi chiedo perdono, anch'io ho contribuito a questo scempio. Non c'è stato uno, guardate. Non c'è stato ancora un politico che abbia detto guardate, con i voti che voi mi avete dato e mi avete permesso di andare ad occupare quel posto là, io purtroppo che la mano non ce l'ho fatta. Anzi, e questa è la cosa veramente, forse la cosa più dolorosa, anzi, sapete che l'intreccio in questi malaffari sono terribili. Eccolo qua. Allora ci si prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, ma sul monte si trasfigura. E questo per noi è una grande speranza, perché io vedendo Gesù trasfigurato, la nostra campagna trasfigurata, il nostro territorio trasfigurato, le nostre persone trasfigurate. Allora dico, è possibile fare qualche cosa? Sì, certamente è possibile. Certo, avete sentito, no? Alcuni di questi ettari di terreno sono ormai irrimediabilmente perduti, cioè là in mezzo proprio che mai, non lo so, ma ormai lasciamo fare. La cosa importante però qual è? Che sappiamo quali siano, di modo che nessuno ci va a sembrare un consigliere dell'anno a parlare. Saranno tre, saranno quattro, saranno un mezzo, saranno un mezzo metro, non mi interessa. La cosa importante è che sappiamo che su quel terreno là non sa se manca la pasta l'acqua. Per i vecchi, sapete, per i giovani la pasta l'acqua è la carota, va bene? Su quel terreno non va seminato neanche una carota, questa è una cosa importante. E poi per gli altri diamoci da fare. Avete visto lo scempio che sta avvenendo in qualche parte del mondo? Oltre agli uomini hanno cominciato adesso a distruggere il patrimonio artistico,
la civiltà, ma è una sofferenza, è una spada nel cuore a vedere quella gente che tira giù. Allora dico, sentite, ormai quelle opere d'arte sono rovinate, che possiamo fare? Raccogliamo i cocci, prendiamo i pezzi, si è tutto in gamba, cerchiamo di metterli insieme, cerchiamo di azzeccarli, cerchiamo di recuperare quello che si può recuperare. Però quello che si può recuperare, vanno a recuperare. Bene, io ci credo, e credo che il fatto di essere in chiesa a parlare anche di queste cose, all'interno della messa, all'interno dell'omelia, sia importante, sapete perché? Perché l'ambiente appartiene a tutti, credenti, non credenti, atei, diversamente credenti, insomma, voglio dire, però per noi è una responsabilità in più, perché Dio mise l'uomo nel giardino, dice la prima pagina della Bibbia, perché l'uomo lo coltivasse e lo custodisse, lo coltivasse per sé e per i suoi cari, per il proprio sostentamento, e lo custodisse per le future generazioni. Il mare non è nostro, il sole non è nostro, la terra non è nostra, l'acqua non è nostra. Noi la possiamo bere, ma poi dobbiamo pensare alle future generazioni. Siamo i custodi del creato, dell'uomo e di noi stessi, non siamo i padroni. E quando c'è la tentazione, ecco qua il Vangelo domenica scorsa, di diventare i padroni, facciamo solamente danni che solamente il Padre Eterno dal cielo può misurarli, solamente lui dal cielo. Quando l'uomo si erge a padrone e dimentica di essere solamente un amministratore e un servo. Signore ci aiuti, ci benedica, state insieme sempre e attenti, abbiate il coraggio di denunciare. Ci dicono che noi non lo facciamo perché siamo omertosi. Io ho scritto tante volte, certo, qualche omertoso ci sta, ci mancherebbe altro. Sono dite, ma tante volte non è l'omertà, è la paura. Chi ha di casa buia e frontano con un rischio che va a girare di trama di una sera, guardate c'è casa buia là, o te ne vai, o te stai zitto. Io ho detto, guardate le puntate che si hanno fatte sul film Gomorra e tutto questo, qui se qualcuno non entra nel merito, sono fatti che non mi riguardano proprio, se sia stato un bene proiettato, però una cosa la posso dire con grande certezza, quei filmati hanno detto solamente il vero. Anche l'omelia del prete al funerale di Danielino, quelle parole là sono state pronunciate da me a un altro funerale di un altro giovane morto a 15 anni ed erano le stesse identiche precise parole. Attenzione, e allora dico, andateci ad abitare voi in quel palazzo con quella gente là, puoi vedere se quando una persona tace è omertà o non è paura. Ancora una volta, eccolo qua, noi ci dobbiamo aiutare e ognuno deve fare il proprio dovere. E lo Stato deve fare il proprio dovere, deve fare il proprio dovere, deve darci sicurezza, deve assicurare un lavoro, perché guardate, finché il lavoro non c'è sta per i giovani, ruota per la capa, che noi sconfiggeremo la camorra, perché questi giovincelli saranno sempre là a prendere il posto di qualcuno che si acciuffa e si mette in galera. Però una cosa la posso dire, siamo davanti all'altare, prima di andare a finire in quelle grinfie, conosco mille persone che hanno fatto di tutto per non finirci, che hanno chiesto un aiuto, un lavoro, pur quante centesimi, qualcosa per portare un pezzo di pane a casa, ma da parte delle istituzioni c'è stato il silenzio più assoluto. Alla fine, quando non si mangia oggi, non si mangia di mano, non si mangia dopo di mano, ma ricorda una volta un giorno che faceva Padre Moni, la sera in cui non ho neanche da mettere un po' di latte nella ciotola a mio figlio, io sbaglierò di nuovo. Il Giossaccio, io sbaglierò di nuovo. Liberamoci una mano, chi non lo sbagli tu, ciao, libera una mano, no. Eccolo qua, Signore ci benedica, ci aiuti, il nostro Signore ci dà la forza per continuare,
Anche voi, mi raccomando, occhi aperti dappertutto, ognuno deve diventare sentinella, le amministrazioni, vedo il sindaco, sono del sindaco, le amministrazioni locali, quelle regionali, quelle devono fare, se ognuno di noi fa la sua piccola parte, possiamo sperare qualcosa di bello. Se aspettiamo che invece lo facciano gli altri, cari fratelli, lo faccio pazienza. Dio vi benedica. Speranza cristiana, la forza per cooperare al tuo disegno di salvezza per l'umanità.